Di custodie per gli AirTag di Apple ce ne sono tante, ma fanno tutte abbastanza pena se non stiamo sulle originali. Pelle di dubbia qualità, plasticone, silicone molle che fa scappare fuori l'AirTag, ne ho viste di ogni. Vediamo oggi qualcosa di veramente qualitativo e vi mostro tre prodotti della Catalyst, che è un'azienda con cui collaboriamo ormai da anni, che ci manda un sacco di prodotti da recensire ogni volta. Quest'oggi mi hanno mandato tre portachiavi per AirTag, ognuno con le sue proprie caratteristiche. Ho giusto qui un AirTag nuovo nuovo, li andiamo subito a spacchettare perché voglio proprio vedere come sono fatti. Dunque, come abbiamo visto nella intro, abbiamo ricevuto tre versioni. Partirei col farvi vedere la prima, secondo me la più classica, quella con il portachiavi carabiner o carabina in metallo. Unboxing e confezione. La confezione dice praticamente tutto. Abbiamo una resistenza del nostro AirTag che viene aumentata. La resistenza alle cadute diventa di 3 metri e la resistenza all'acqua, pensate, fino a 100 metri. Sia mai che ci viene di mettere un AirTag sulle nostre bombole da sub. E sul retro un elenco di tutte quelle cose a cui può resistere il nostro AirTag se lo dotiamo di questa custodia di Catalyst. Neve, fango, sabbia, sporco, zozzerie e molto di più c'è scritto, quindi insomma, una gran bella protezione. Spacchettiamo. La prima cosa che mi capita in mano è questo, che è un bigliettino di congratulazioni e sul quale è presente nel retro un codice QR per attivare la garanzia sul sito di Catalyst. La seconda cosa che mi capita in mano è questo e spiega come fare per inserire l'AirTag in questo portachiavi e all'interno della confezione abbiamo questo, quindi un bel moschettone in metallo. E il porta AirTag, vedo dentro, ah, vedi? Ora capisco come facciamo a raggiungere questa incredibile resistenza all'acqua. Qui c'è una guaina in silicone che credo vada a sigillare l'AirTag. Quindi vado a svitare la parte superiore, il coperchietto, vedete? E all'interno troviamo questa guaina. Mi sembrava di aver visto qualcosa qui dietro. Ah, eccolo qua, vedete che è anche disegnato, che pirla. C'avevo qui davanti agli occhi, mica l'avevo visto. Esatto, questa guainetta va a creare il sigillo per consentire appunto la sommersione fino a 100 metri, un AirTag subacqueo. Beh, questo ve lo risparmio perché sapete già come è fatto l'unboxing, eccetera, eccetera, quindi apriamo, splastichiamo e attiviamo. Voilà, pronto. La corretta installazione del AirTag è la seguente, quindi la parte sotto, quella che ha diciamo la parte in metallo che si può svitare per sostituire la batteria, va inserita verso il basso in modo da avere questo sigillo che va a coprire la parte superiore. Dopodiché va posizionato in questo modo, nella parte inferiore del portachiavi e la ghiera ad anello va avvitata sopra. Una volta avvitato, questo è lo spessore. Ecco, l'ho avvitato anche storto. Una volta preparato il tutto, il prodotto risulta così, quindi un spessore tutto sommato contenuto e una bella solidità. Non è facilmente svitabile perché si va a creare un sigillo con il silicone che rende molto difficile, diciamo, uno svitaggio, se si può dire accidentale, della ghiera. L'unica cosa che vi voglio fare, vedere è che è impossibile tenere dritta la mela, dietro, perché quando andiamo ad avvitare, vedete che va a girare e di conseguenza, se abbiamo un'incisione nella parte frontale dovremmo fare un sacco di fatica per cercare, un sacco di tentativi, ecco, per cercare di tenerla dritta. Quindi questo è un punto a sfavore nel sistema di installazione dell'AirTag, però ovviamente c'è una vite, quindi era forse anche difficile prevedere un sistema che consentisse di tenere perfettamente dritto il nostro AirTag durante l'installazione. Però forse poi ve lo potete lavorare con calma, come sto facendo io adesso, ecco, in modo da ottenere la mela perfettamente dritta. Passiamo ora a vedere il secondo dei tre porta AirTag di Catalyst ed è la versione con clip. Questa versione, come si evince dalle piccole foto che sono presenti sul fronte della confezione, è molto adatta per ad esempio il collare dei cani. Essendo anche resistente a urti e all'acqua, secondo me la migliore soluzione mai vista ad oggi, per mettere l'AirTag al collo del nostro animaletto domestico. Cane, gatto, criceto, insomma, qualsiasi animale vogliamo, geolocalizzare. La parte frontale, quindi la ghiera con il pezzettino di silicone, sono gli stessi. Quello che cambia è la parte dietro, che ha questa clip che mi sembra molto molto ben fatta
e molto robusta, con dei dentini per tenere ancorato in modo molto saldo, molto fermo il porta AirTag al tessuto del collare o ad esempio su una scarpa come c'era raffigurata nella figura, ma lo vedo molto più adatto per gli animali domestici. Anche in questo caso si inserisce l'AirTag con la protezione verso il basso e si avvita la ghiera. Voilà, è un bellissimo click, ve lo faccio sentire al microfono, molto solido quando si va a clippare la clip. L'ultimo dei tre che vediamo invece è la versione con adesivo. La versione con adesivo dispone di un prodotto 3M che resiste al gelo, alla neve, all'acqua, alla sabbia, a tutto quanto. Se e solo se viene incollato alla superficie, pulita, asciutta e lasciato agire per almeno 48 ore. Dopodiché l'adesivo è praticamente permanente, irrimovibile, un po' come succede con gli adesivi che si mettono sui caschetti, quelli delle GoPro, dei supportini. Ecco, praticamente lo stesso adesivo. Sicuramente il più semplice dei tre come realizzazione è questo. L'adesivo 3M è molto spesso e abbastanza spugnosetto, quindi un'aderenza perfetta sulle superfici non propriamente lisce, come ad esempio la tavola da surf, che è appunto ispidina rugosa per consentire ai piedi bagnati una buona aderenza. E mi viene anche come idea il posizionamento sotto la sella della bicicletta in modo molto nascosto per tracciare appunto la nostra bici se dovesse essere rubata. E anche in questo caso l'inserimento dell'AirTag è molto semplice con la ghiera che si avvita e va a creare questo molto discreto, anche molto sottile, tuttavia molto resistente, supporto per AirTag. Questo in particolare è anche suggerito per essere nascosto all'interno dell'auto oppure nel sottosella della moto in modo da consentire un tracciamento anche dei nostri veicoli in caso di furto. Quanto costa? Navigando sul sito di Catalyst Case ho scoperto l'unica nota dolente di questo prodotto, ossia il suo prezzo. Non sono prodotti economici, come vedete, costano la bellezza di 39 euro cada uno. Quindi non è un, come dire, un portachiavi per tutti, perché va a costare di più dell'AirTag, esattamente come costano i portachiavi in pelle di Apple, ma è sicuramente un prodotto, particolare per le persone che hanno bisogno di una protezione estrema del proprio AirTag, oppure di collocarlo, ad esempio, come il secondo prodotto che abbiamo visto, sul collare del proprio animale domestico. E credo che queste siano le soluzioni migliori per chi cerca la massima protezione, appunto, del proprio AirTag e anche la maggiore varietà possibile di installazioni. Vi ricordo che nel costo dei 39 euro è presente anche la protezione alle cadute contro i 3 metri e una protezione all'acqua fino a un massimo di 100 metri. Credo che non esistano case di nessun'altra marca in grado di conferire questo livello di protezione e indistruttibilità al nostro AirTag. Conclusioni. Come detto, quindi non per tutte le tasche, ma sicuramente un ottimo prodotto che merita le nostre 5 stelline del punteggio Gadget Score. Vi lascio i link in descrizione per acquistarli se vi sono piaciuti. E ragazzi, se il canale vi piace, se il video soprattutto vi è piaciuto, mettete un bel pollice su e iscrivetevi a gadgetant.it. E con questo è tutto da Catalyst, un saluto dal vostro Marco e a presto. Ciao!